Ragazzuoli, con tutto, sono completamente, una cosa completamente inaspettata, ve lo giuro, non me lo sarei mai aspettato di vedere questo personaggio dell'R, soprattutto vedendo le speculazioni dei giorni scorsi. Sì, pensavamo ad una Liz, ma non questa Liz. Comunque ragazzuoli, ne parleremo nel corso del video, un bel like, iscrivetevi e mi raccomando, fatelo e buona visione! Bentornati oggi sulle dev, sulle patch, chiamatele come cazzo vi pare, anche io sono dev, patch notes, scusatemi, dove per l'appunto ci vanno a dire quali saranno i prossimi personaggi. Per chi mi segue su Twitter l'ha visto ore fa, lo stesso su Instagram, quindi vi invito a seguirmi se volete le news in tempo reale, proprio istantaneamente quando escono, invece di dover aspettare ore anche per i video su YouTube, tutti i link in descrizione come al solito. Ma direi che oggi evitiamo un po' la parte dello spam classico. Tra l'altro vi ricordo che su Twitch c'è il settembre, quindi se volete il sabba sconto su Twitch potete averli in questo mese. Mi raccomando, venite su Twitch live tutte le mattine e tutti i pomeriggi. E dopo aver memato sul fatto che oggi non l'avrei spammato, andiamo subitissimo. Allora, Elaine, andiamo a gradi. Nuova Elaine, classico, lo sapevamo. Non vi faccio vedere sotto perché l'avevo sicuramente messa in copertina. Però un pochino di hype, un pochino di attesa. Elaine, per l'appunto, sembra essere molto carina, buff. Ovviamente Elaine sposa, personaggio che è stato rimandato dall'anniversario a causa Tristan, a causa Black Clover. È stato rimandato ad ora. Personaggio limited sposa, con un suo bando dedicato, lo vedremo tra poco. Ma continuiamo e parliamo della vera news. Liz LR, eccola qua ragazzuoli. Se la volete vedere meglio, abbiamo anche l'artwork intero. A questo giro ci hanno per appunto postato anche l'artwork. Eccola qua. Se vi state chiedendo, cazzo, Liz rossa, quella è SR. No, è Liz. Come potete vedere, SSR rossa. Ma ragazzi, la cosa veramente inaspettata è che è quella che spona i demoni con il vestito limited. Sì, non me lo sarei mai aspettato. È lei, regà. Totalmente inaspettato. Questa Liz, se non mi sbaglio, è quella limited. Anzi, non mi sbaglio, che tra l'altro ha già la relic e tutte le cose. È quella limited che uscì, e ditemi se sbaglio, spero di sbagliarmi, ma no, probabilmente no. È quella che uscì con Dimel verde e Jericho blu. Che è quella, quella appunto che nel trio spona il rosso, l'altra il grigio e poi il crimson. Lei è quella che spona il demone rosso con il vestito full. Abbastanza insomma come scelto, tra l'altro devo anche upparla perché insomma che cazzo la giocava fino a ieri, cioè, anzi fino a oggi ecco letteralmente. Quindi andiamo subitissimo a vedere il tutto. Ricordo che il personaggio come è cambiato lo vedremo oggi in live e sembra aggiunto veramente un botto di roba. Guardate la passiva ad esempio, è un papiro in confronto a prima, quindi di base la vedremo oggi in live. Tra l'altro artwork, ragazzi, posso dirlo, bellissimo. L'artwork non ha un cazzo di senso, è veramente spettacolare. E ora si spiega perché anche la corona d'argento, perché ce l'ha dell'artwork, ma non perché abbia senso. Cioè in quest'artwork la corona non potevamo arrivarci, intende tipo regina dei ghiacci, roba del genere intende. E lo sfondo era palesemente riferito a Dei e basta. Continuando comunque abbiamo per appunto Elaine, offerte shoppabili con anche offerte per i coin del R. Abbiamo per appunto altre offerte shoppabili. Il ritorno del Lido Arena, come volevo dimostrare e come avevo detto, durerà ben 6 settimane, da metà settembre a fine ottobre, cioè fine feste essenzialmente. E sì, eccoci qua poi anche con delle novità in teoria, che anche queste vedremo in live. Vedo questa roba qua, miglioreremo il sistema in modo che tu riceva le ricompense dopo averle confermate. Non so se ci si hanno già introdotto la roba della tower, che si può per appunto interrompere e resettare una tower sola invece di tre, comunque poi bisognerà vedere. Sono stati aggiunti personaggi stagionali, va bene, poi bisognerà ovviamente controllare. Ha aggiunto una funzionalità che ti consente di reimpostare le informazioni sulla battaglia nemica mentre la lega è in corso. Ok, tipo puoi reimpostare il team, credo, con
La battaglia. Non lo so, ragazzi, qua bisognerà vedere. Bisognerà vedere. Miglioreremo il sistema in modo che tu riceva le ricompense dopo averle confermate. Boh, bisognerà vedere anche questa cosa qui, perché questa roba dei coin ovviamente sarà una cosa nuova. Cioè, nel senso, questa roba qui non mi sembra mai di averla vista, sta schermata. Quindi anche questa ne parleremo oggi live. Diciamo, ragazzi, che il video al day one è più un video infarinatura generale per farvi capire un po' effettivamente quello che c'è di nuovo. E ovviamente l'Ira Nera torna il 14 sul Jap, cioè domani, e il 19 sul Global, per chiunque se lo stesse chiedendo, con la nuova LR ovviamente. Nuova LR che tra l'altro costerà 100, come tutte le LR, anche se non c'è il costo effettivo, non mi sembra di vedere il costo, ma comunque continuiamo per l'appunto. Evento torre, nuova torre. Sì, inizia alle 14, nuova torre, un'altra volta quella limited, ok? Ecco qua per appunto l'Itz. Ok, si potrà comprare addirittura si possono comprare da Lock Pass con 1400 per chiunque non abbia il set limited dei vestiti per l'Itz. E continuando abbiamo migliorare la comodità per. Vabbè, questa roba che cos'è? Aggiunta di un pulsante che ti porterà alla schermata. Premi attività Knight, ma penso sia della Gilda comunque. Ok, vedremo. Aggiunta visualizzatore. Che non sono. Ok, questo può essere interessante. Questo può essere interessante. Allora, visualizzazione della data di fine migliorata. Ovviamente. Aggiunta informazione sulla fine dell'ultimo giorno dell'evento. Vabbè, questa è una cosa che vabbè, ci può stare non. Ecco qua, Litz. Abbiamo aggiunta delle illustrazioni dell'R, quindi da ora in avanti finalmente vedremo l'artwork effettivo dell'LR in gioco, perché per chiunque non lo sapesse, in teoria se noi andiamo ora sul gioco e andiamo ad esempio su un Lost Vein. Ok, dell'R, e noi andiamo sull'artwork che ci fa vedere quello dell'SSR, esatto. Quindi da ora in poi avremo l'artwork aggiornato dell'LR, finalmente. È una cazzata, però cazzo, era l'ora, nel senso, dopo 20 anni era anche l'ora che ci fosse sta cosa. Ecco qua per appunto l'artwork di Litz. Aggiunta la funzionalità di vendita, ok, potremmo vendere questa roba qua. Ok, potremmo donare anche questi di qui. Ok, potremmo donare anche i pezzi dell'originale nella gilda e risolto un bug. Ok, andiamoci a vedere il banner di Lane. Banner di Lane, ragazzi, che ovviamente è promessa mantenuta sposa, ok? Questa è Lane, che anche questa la leggeremo oggi in live. Vedremo la ulti tra poco, ma dovrebbe essere la stessa ulti delle Lane con le ali precedenti, ma comunque tra poco la vedremo. Voce di corridoio sembra essere un personaggio da quel che mi dicono molto forte per le war, quindi anche qua bisognerà vedere quanto sarà utile la sua utilità effettiva in gioco. Bisognerà ovviamente vedere un attimino, più che altro in PvP non penso war key, visto anche che comunque non c'è un king. E questo ecco, il fatto che non c'è un king delle R va ad avvalorare la tesi che a fine novembre non esca un altro ma esca un king, esattamente come 2 anni fa con Band Anniversario King Mel. Quest'anno probabilmente sarà King, ban anniversario, King alle, un nuovo King alle complete a novembre, e poi Mel Demon a fine anno. Abbiamo per l'appunto il banner di Elayne con ovviamente la nuova Litz, la nuova Litz, scusatemi, nel banner come per Escanor al 90, 6 stelle gialle, e il resto del banner come al solito è una merda. Troviamo Jericho Rossa, Bellion, Zaratras, Arthur Verde, Denzel, Istin, Imperatrice dell'Oceano, tipo roba del genere. Latte blu, che forse è l'unica carina, e Camille, poi Male Wrestler. Al garantito avremo solo Elayne. E andiamoci per appunto a vedere la sua special. Ok, eccola qua, ragazzuola. Eccola qua, vediamo un po'. È la stessa dell'altra in teoria, eh. Però lasciala qua, andiamo per beneficenza ormai. Ok, l'artwork è molto carino, ma in teoria l'avevamo già visto l'artwork dai leak. Se non mi sbaglio, sì, c'era già l'artwork full dai leak. Ok, non è di che cari artwork è carino. Sì, artwork è carino. E queste sono tutte le news. Tra l'altro mi dicono al volo che questa Litz sembra essere molto forte. Tra l'altro esclusiva PvE questa Litz. Ve lo dico, la passiva dice in PvE. Andiamo subitissimo a vedere, ma dovrebbe dire in PvE la passiva. Esatto, è quella qua, ragazzuoli. La passiva dice in PvE, quindi sembra essere un personaggio esclusivo PvE. E mi dicono che è rotta, perché ci sono già le prime traduzioni. Mi dicono che è rotta in Guild Boss e Serpente, quindi probabilmente andrà a sostituire Litz Vader nel Serpente, nel Team D, probabilmente, così su due piedi, ma era molto, molto scontata la cosa. Bisognerà vedere, ma su due piedi me la immagino così. E quindi sì, abbiamo un personaggio che sembra essere molto forte sul Serpente. Tra l'altro, sono contento perché comunque è una Litz. Io volevo Litz più che Lucille, forse volevo più King, però.
tra Lucy e Liz, tra l'altro full PV, e sono contento così perché probabilmente l'LR è veramente forte alla Lost Vane, la vedremo a fine anno con la prossima LR, non questa ma quella dopo ancora, che in teoria, guardando un attimino così su due piedi, dovrebbe uscire, essendo che l'Irolena finisce a fine ottobre, a metà novembre dovrebbe esserci un'altra LR, esattamente come in questo caso l'Irolena precedente è finita a fine agosto, quindi se questa finisce a fine ottobre, questa è uscita a metà settembre, quell'altro uscirà a metà novembre in teoria, la prossima LR, che mi aspetto sia quella veramente broken DPS alla Lost Vein, magari pure Fest. Quindi ragazzuoli, questa è la fin fine solo delle news che volevo dirvi in questo video. Ditemi cosa ne pensate in primis per Liz LR e mi raccomando seguitemi sugli altri social, link in descrizione, perché se mi seguite su Twitter e Instagram, questa Liz l'avete vista due ore fa. Ok? E detto questo ragazzi, un bel like, iscrivetevi qua sotto al centro e recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra le schede. Like, iscrivetevi, mi raccomando. E let's go, boys! E ciao a tutti, raga, suoli!